Ehi la ciurma, io sono Mattiotesse ed ero qui a controllare su un pianeta dell'impero Hypox degli animali e delle piante da prendere per il nostro pianeta dalla spezia viola. Quando ricevo due chiamate da impero Hypox e impero Tempo che vola contemporaneamente, io ho molta paura che si stiano picchiando tra di loro. Allora vediamo, impero Tempo che vola, infatti. Impero Hypox è infatti, ma noi siamo alleati di tutti e due, quindi vi lasceremo crepare allegramente per non schierarci da nessuna delle due parti. Ora, Impero Tempo che vola, noi avremo bisogno di abbassare l'atmosfera e alzare la temperatura. Voi avete qualche pioggia fantastica di meteoriti fantastici? Saluti! Allora, comprate qualcosa? Non comprano un casino, niente. Avete un asteroide? Alzare la temperatura e abbassare il livello dell'atmosfera. Ottimo, ve ne compro due. Avete anche un Incredikit Colonia? No, quello, per quello credo che dovremmo andare dai Viola. Ah, che però sono qua, quindi ottimo. Per qualche cosa è comoda la globalizzazione di questo sistema e l'espansione paurosamente pazza di tutta questa gente. Allora, la chiave del tunnel spaziale qua costa poco, ma non è ancora uno dei nostri obiettivi. Io prenderei, ma due Incredikit Colonia, tanto già che abbiamo i soldi conviene comprare. Poi naturalmente, appena comprati, troveremo qualcuno che ce la vende a zero spore crediti. Ma è sempre così. Cosa volete farci? Cosa volete farci? La vita è misera e magra. Allora, tre spezie voi viola. Stavo per chiamarle fucsie di nuovo. Allora, terraformazione. Noi andiamo sugli strumenti atmosferici planetari e scagliamo un asteroide. Eccolo. Mo' vediamo. Si sta muovendo molto in fretta, ma non era proprio sull'orlo, quindi non credo che riuscirà a entrare in T2. Infatti, per quello abbiamo calcolato di comprare un altro asteroide planetario. Per vedere se la situazione entra in T2 o non entra in T2. Entra in T2 o non entra in T2. Entra in T2 o non entra in T2. Sta rallentando, ma ce la fa? Non ce la fa? Ce la fa? Non ce la fa? Ce la fa? Non ce la fa? È proprio al pelo? No, non entra. No, sta scendendo. Occhio, magari non vicino alla colonia. Chiamiamolo qua. Ah, era entrato in T2. No, forse non era particolarmente stabile. Allora, andiamo a sistemare delle piante piccole. Una. Le piccole ci sono. Le medie. Ok, le medie ci sono. Le grandi. Ok, le grandi ci sono e si è stabilizzata sul T2. Allora, adesso abbiamo un signor Rocco che è un erbivoro. Poi abbiamo un cavallo tigre che ho scoperto ed è molto simpatico. È un cavallo ed è anche una tigre. Beh, adesso si vede poco, ma. E abbiamo trovato anche un onnivoro, un solo esemplare, ma vabbè. Abbiamo stabilizzato anche questo. Abbiamo ottenuto la medaglia zoologo 2, quindi bioprotettore e monolito abbiamo scoperto. Il bioprotettore non so che cosa sia, ma salve, e voglio vedere se volete comprare qualcosa per caso o no. Però avete due spezie viola da darmi, perfetto. E cos'è questo? Ah, è col monolito. Ah, si fa crescere in fretta una specie. Vi fa civilizzare rapidamente. Bioprotettore. Ah, vabbè, per diminuire i disastri ecologici non me ne frega un Kaiser. Allora, io direi che a sto punto possiamo andare a piazzare una colonia qua, dai, mi piace qua. Ma non piace a lui. Ok, dai, qua sul mare. Ok,
Ok, ottimo. Andiamo allora a... abbiamo preso un'altra medaglia. Perché cosa? Non lo sapremo. Andiamo a mettere la nostra fabbricuccia con la nostra casettina e un intrattenimento. Ok. E poi andrei a mettere un paio di difese. Ah, forse ci sta un'altra casa allora qua, eh. Che metto qua? No, là produce qualcosa? No, non si collega. Oddio, allora io farei così. E farei così. 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 Sì. E prende altra roba. Prende altra roba. Allora io metterei un'altra casa qua. Sì. E prende altra roba. Allora io metterei un'altra fabbrica qua. Prende altra roba e metterei un'altra casa qua. E prende altra roba e metterei... No, un'altra fabbrica non posso, però posso mettere un'altra casa per l'intrattenimento. No, però effettivamente è meglio mettere così, sì. E... Sì, credo così. E ci sta altra roba. Ottimo, allora io andrei a mettere un'altra fabbrica a sto punto. Qui. Ecco, adesso non ci sta più niente. Ottimo, vabbè, ottimo. Abbiamo potenziato un sacco. Allora, colono 3 ci dà bomba giustiziera, mega impulso, scudo, mega distruttore automatico, missile antimateria, che sono delle ottime cose che credo potremo trovare dal nostro impero Hypox, come è successo lo scorso giro. E andrei dai Mozzo, che abitano in quest'altra colonia. Salve. Buon salve a tutti voi cari. Allora, bisogna potenziare parecchio qua la produzione. Quindi andiamo così. Altra casa. Qua. Perché là andrei a mettere un'altra fabbrica. O un'altra casa. Un'altra casa. Una casa qua. Una casa qua. E non ci sta più niente. Ottimo. Ha poche difese però effettivamente. Quindi direi che questa la togliamo e ci mettiamo un po' di difese. Togliamo un'altra casa pure. E mettiamo un altro po' di difese. Sì. Per evitare che ci vengano a sfondare tutto. 96 allora è comunque un'ottima situazione. Vediamo se... hanno adesso da darci dell'altra spezie. Sì, infatti. Prendi... Ok. Andiamo a vedere il nostro caro impero Hypox se ci può vendere alcuni di quegli strumenti che abbiamo sbloccato e se ce li vende a un prezzo interessante. Tra l'altro l'impero Mela sopra si sta espandendo, noi abbiamo uno slot libero. Ok. Adesso vediamo cosa vogliono quegli altri che porca d'una miseria continuano a rompere. Allora abbiamo... Salute grande non mi interessa. Bomba giustiziera. Distrugge tutto, ma non mi interessa particolarmente distruggere tutto. Missile antimateria. Ricerca contro messaggio in grado di distruggere velivoli multipli. Non mi interessa... Ah, questo è uso singolo. Mega distruttore automatico può essere una situazione. Mega impulso. Efficace contro bersagli terrestri. Scudo. E questa è un'ottima cosa. Lo scudo io lo prenderei. Ma prenderei anche le altre armi qua, visto che abbiamo un po' di soldi, eh. Sono tutti contenti che ho speso praticamente 1 milione di spore crediti, ma ci stava a dire. Allora, qua mi diranno, siamo in attacco. Erigicea. Ah no, posso comprare quello, Erigicea. Che è buono se non sbaglio perché è giallo ma non costa tanto. È un T0, esatto. Quindi posso benissimo prenderlo. Non produce un Kaiser ma dovrebbe per 500.000 accettare. Ok, perfetto, abbiamo comprato questo schifo deserto qua. Ma possiamo anche
Allora, economista 1, deposito di spezia e salute grande. Il deposito di spezia è molto utile perché permette di raddoppiare la spezia che può essere mantenuta in quel pianeta e salute grande può anche essere interessante, anche se la salute media non l'abbiamo ancora comprata. Allora, a sto punto io vorrei vedere un attimo qua la situazione qual è. È proprio uno schifo, dobbiamo aumentare l'atmosfera e anche la temperatura, per cui non abbiamo un fico secco di niente al momento con noi. Questo produce niente, ma perché è solo una bolla insulsa in un pianeta insulso, in cui non può essere costruito niente perché non è stabile. Quindi è una colonia assolutamente inutile, però era praticamente a gratis, perché mezzo milione non è nulla in pratica. Quindi io andrei a cercare dall'impero Tempo che vola, alzare e la temperatura e la densità. Per due volte, perché... Allora... Alza il livello dell'atmosfera. Perfetto, e me ne prendo due. Sì. E alza la temperatura per 2. Ok, questo mi piace molto. 1 milione di spore crediti. Perfetto, così si è rientrati anche della spesa. E andiamo su questo nuovo sistemuncolo qua. Allora, voi avete... Salve! Volete comprare qualcosa? No. Non vi vendo niente per quei prezzi ridicoli. Ho un sacco di spezia gialla da andare a piazzare e non ho nessuno al momento a cui piazzarla. Allora andiamo a... Alziamo il livello dell'atmosfera. Tempesta di meteoriti. Ma uno non basterà, credo, perché era davvero molto lontano. Dovremmo avere anche sufficiente... Forse non abbiamo abbastanza animali in stiva. No, non abbiamo abbastanza animali, ma non è un problema perché per stabilizzare basta la fauna. Ok, no, non si è stabilizzato, devo ancora alzare e scaldare. Poi prepariamo qua con la pianta piccola, media e grande. Io andrei sulle solite che uso. Ok. Ah no, l'ha appoggiata, ok. Media. Ottimo, e la grande deve... Chissà qua. Sì. Ah no, qualche animale c'è. C'è un cicci. Che vado a depositare. Ho un smerd. Ma non ho nessun onnivoro. Ah, è entrato anche nel T2. Oddio, posso stabilizzare il T2? Dubito di avere abbastanza piante, ma ci proviamo. Ma perché devo mettere un onnivoro? Per quello non mi fa cribbio, perché non ho l'onnivoro. Riusciamo ad arrivare a tornare per piazzare l'onnivoro? Non lo so, credo che ci convenga andare qua su Tarantella. Ok, prendiamo la spezia rossa, va bene. Rosa e gialla, va benissimo. Poi allora, dobbiamo cercare un onnivoro. Animali, cucù, c'è nessuno, cucù, qua ci sono dei mozzo che però sono erbivori. Sì, erano proprio dei mozzo. Non me ne frega che vi state picchiando tra di voi, non verrò ad aiutarvi. Qua ci sono di nuovo dei mozzo, ma non me ne frega un Kaiser. Sempre dei mozzo.
Sto trovando niente, non sto trovando niente. Dove sono sti animali? Perché non si trovano mai gli animali in sto posto del manga? Che poi è anche la mia patria, eh. Sto parlando male della mia patria. Cioè, potrei essere tipo punito in qualche modo molto crudele. Ma non sarà così. Vediamo un attimo qua com'è la situazione. Ma non si trova, no, non si trova. Dove... Non posso piazzare uno scanner per gli animali o fare un pianeta in cui ci sono solo animali. È Periculus, lo so, ma mi dici qua che cos'è Periculus? Cioè, che tipo di animale è? Senti, lo prendo, è male che vada, lo rilascio. Onnivoro, perfetto. Ok, sto Periculus forse invece è un salvatore per sto giro. Volevo amicarmi l'impero me, ma credo che non sarà per questo giro perché sono già trascorsi 15 minuti della nostra vita solo per rispondere ai Tempo che vola e ai Hypox che si stavano picchiando vicenda. Allora, dov'è adesso? Ah, ok. Vai. Ecco, no, infatti. Non ce l'abbiamo fatta. Vabbè. Sarebbe stato troppo bello. Allora, mo. No, la colonia c'è già. Dobbiamo semplicemente andare a potenziarla un po'. Dato che adesso siamo in T1. Allora. Ma che belle case fluorescenti che avete scelto. Allora, fabbrica. Boom. Casa. Casa. Intrattenimento. Casa. No. Fabbrica. Sì. Però metterei un... Ah, non ho più punti terra. Allora aspetta, togliamo una fabbrica e mettiamo una torretta. E togliamo una casa e mettiamo una torretta. Sì, va bene così, dai. Tanto di spezie gialle ne abbiamo abbastanza. Qua volete comprare qualcosa per caso? No, eh. Ricordavo bene. Allora, yam. Ok, non abbiamo più un Kaiser di nulla. Sì, questi mi diranno, no, ci serve il tuo aiuto immediatamente. Va bene. Lo sta comprando qualcuno questo? È una rotta che hanno con chi questo? Con i verdi, quindi con il tempo che vola. Possibile. Sì, io non ho rotte commerciali con quella. Ne ho una con questo e una con quello. E questo tra l'altro ha una spezia rosa e tante verdi, ma... Vale un fracco di soldi questo sistema, perché sono T2, T1... meno di 5.000 non... 5 milioni non lo vuole, di sicuro. La rossa 11.000 ci sta tutta. No, aspetta un attimo. Facciamo come prima. Andiamo a recuperare un po' di spezia rossa e poi torniamo, eh. Dal nostro... Ah, qua hanno scoperto altri due pianetuncoli. Altri che, su cui non siamo ancora andati. Allora, io andrei... Qui? No, non era... Era qua. 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 Ormai inizio a perdermi anche io. 25 e 5, ottimo. E poi andrei 38, che già sarà una bella cifra. Vabbè, rispetto ad altre cose, no. Però qua magari ce ne sono tanti. No, uno. Vabbè. Perché là ci torniamo spesso, è un po' quello il problema alla fin fine. Tra l'altro stiamo esaurendo pian piano l'energia, dovremmo andare a ricaricarci. Quindi anzi, già che ci siamo, facciamo un salto qua. E ci ricarichiamo. E poi... Andiamo a vendere un po' di roba. Ripara. Vuoi qualcosa per caso? No, niente di che. Allora, andiamo dal nostro carissimo Tempo che vola, che desidera la rossa con tutti se stessi. E noi ne siamo molto contenti. Saluti, commercio, tenetevi 44 tonnellate di spezie rosse. Sono solo mezzo milione, ma è sempre meglio che niente. Cioè, per fare mezzo milione con la spezie rossa. Con la spezia fucsia è facile, ma con la spezia rossa voglio vedervi a fare tutti quei soldi là. Allora, io volevo fare ancora una missione per l'impero me, ma sembra a questo punto niente da fare, perché sono ormai passati 20 minuti e non vorrei fare un video di un'ora, perché sennò, oh dei santissimi.
Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, se per caso non l'aveste già fatto, iscrivetevi al mio canale, noi ci vediamo la prossima settimana, o questa settimana, no, la prossima settimana, sì, ok, questo dovrebbe uscire di venerdì, mi perdo sempre con la mia stessa programmazione, vabbè, e vi auguro una buona giornata, ciao a tutti!